Oh, buongiorno. Può mettere una firma, per favore? Prego. Ecco. Grazie, questa è la sua lettera. Allora, buona giornata. Caro Tony, credo che sia giusto che tu abbia quello che ti invio. E forse lo troverai un interessante, seppur doloroso, ricordo dei vecchi tempi. Nel suo testamento, la signora Ford parla di un diario. Un diario? Al momento è in possesso della figlia. Veronica? Ciao. Ciao, Anthony. Io e Veronica stavamo insieme. Eravate fidanzati? Sì, esatto. A scuola conobbi quello che diventò il mio migliore amico. Tony Webster. Adrian Finn. Poco tempo dopo, Veronica iniziò una relazione con lui. Io scrissi a tutti e due una lettera molto cattiva. Cosa pensi di trovare nel diario? Ma è orribile. Il mio amico morì misteriosamente. Di chi è stata la colpa? Sta succedendo qualcosa. Ma cosa? Cosa sta succedendo? Sei da solo adesso. Ciò che si ricorda non è mai ciò a cui abbiamo davvero assistito. Fu un incidente. Legalmente? Sì. Moralmente no. Cosa facevi lì? Non sapremo mai la verità. Come affronteremo il fatto che tutte le cose che mi hai detto in questi giorni me le hai dette per la prima volta? Quello che mi colpisce è la tua incapacità di vedere ciò che hai davanti ai tuoi occhi, come tua figlia. Quante volte raccontiamo la nostra vita? La adattiamo, la abbelliamo, facciamo tagli ad arte e creiamo una nuova realtà. E quando tutto sembra sfuggire, come facciamo a sapere che le nostre vite sono intrecciate per sempre?